perché i pavimenti erano fatti di pietre sconnesse, non erano mica le piastrelle che tenete voi in casa, no? Si arrangiavano con le pietre messe una a fianco all'altra. E quando cadeva una moneta ormai le pietre e rimanevano. Come la dracma perduta. Adesso invece, siccome Gesù è venuto qua, è sicomoro. Qua non si muore, ce n'era uno a Nazareth vicino alla casa di San Giuseppe, alla chiesa, della famiglia di Sicomoro, ma ormai quasi ce n'erano due altri, uno è secco e un altro è alla stessa famiglia, ma i figli sono sui tronchi, non sugli altri, i tronchi. I telefoni li hanno fatti sparire tutti. Ma io non l'ho detto perché ormai è quasi morto. Quando è andato a togliere tutte quelle che erano, l'altro muore. Lo vedremo invece a Gerico domani, ci partiamo vicino. Ma questo è uno dei pronipoti, di quello sul quale è salito Zaccheo. Invece qui Gesù è arrivato a Cafarno. Entra nella sinagoga che sta sotto quella costruita in bianco, sotto, passiamo sopra, la sinagoga sta sotto. Padre Virgilio Corbo ha fatto degli scavi e ha visto che la sinagoga di Gesù era un poco più piccola al centro.